Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Ho due sacchetti pieni, uno e due sacchetti pieni, come vedete, del cibo finito e bevande più o meno. Allora, voglio precisare che questo di sicuro sarà l'ultimo video dove vi mostro il cibo e la recensione, diciamo, di se buono oppure no il cibo. Perché se poi passa, cioè se io ad esempio metto da parte, che ne so, l'olio oppure qualcosa come la maionese che diciamo fa la muffa se io lo metto da parte nel sacchetto, o registro subito il video, oppure se passano giorni, passano settimane, dopo un po' fa la muffa. E allora, per non rischiare che in casa si sente l'odore, eccetera, io vi mostro adesso tutte queste cose che io ho finito e vi dico se sono buone e se ve le consiglio. Però, da adesso in poi, il cibo o ve lo dirò in un vlog come mi sono trovata, oppure non posso farlo perché appunto se no va male, dopo sento troppo la puzza, resterà lì troppo e non va bene. L'unica cosa che posso farvi vedere, posso dare un consiglio, una recensione, sono i prodotti finiti, tipo make-up, creme e robe varie, che quelle cose lì non scadono. Invece tutto quello che è il mangiare, le scatole, eccetera, è un po' rischioso e allora ho deciso, almeno che non siano una scatola, tipo la scatola del caffè, ok, ma se sono cose che vanno male, come la maionese, eccetera, se riesco, ok, vi faccio il video, ve lo faccio vedere veloce. Però dato che devo accumulare le cose che io finisco, non posso fare un video solo per farvi vedere un prodotto oppure un cibo, per cui preferisco prenderli tutti e farveli vedere tutti. Comunque, dopo aver detto questo, vi faccio vedere la roba. Allora, iniziamo da questo, che è una bevanda al melone e crema della Chupa Chupa, Chupa Chips, qualcosa, vabbè, come leggete voi, non riesco mai a dirla. Comunque, poi se volete seguitemi su Instagram, che su Instagram vi mostro i prodotti, cioè subito, o il cibo, e vi dico se questo qua è buono, questo qua non ve lo consiglio, perché su Instagram la storia la metti subito, su YouTube invece ora che monti i video, ora che li fai, ci vuole un po'. Per cui forse è meglio che vi faccio vedere le cose su Instagram che su YouTube. Comunque, questo qua era abbastanza buono. Sa di melone, perché si sente il melone, ed è dolce. Diciamo che non è che sia il massimo, non è che sia strabuono come piace a me. Per cui ovviamente non lo ricompro, perché non mi ha dato quel gusto di dire wow, è buonissimo. Per cui sì, è buono, ma solo se vi piace di più il melone. Infatti c'è scritto melone crema. Però se volete assaggiatelo, che è buono, ma a me non è che mi fa impazzire, infatti non lo ricomprerei. Poi questo è il balsamo più o meno shampoo, no, è uno shampoo, sempre campioncino, quello che avevo fatto vedere l'altra volta, che però era nero, quello nero strabuono, capelli lisci, morbidi. Questo qua bianco non mi è piaciuto per niente, per fortuna era un campioncino che avevo preso dove lavoravo io, e diciamo che non lo compro, per cui se per caso lo trovate o andate, credo che questo dovrebbe essere della Francia, se per caso lo trovate non prendetelo, perché a me non, cioè sui miei capelli non è ottimo, poi dipende da, forse dai capelli, non lo so. Comunque questo,
mi sono trovata così così, cioè praticamente non lo voglio. Poi sto usando questa spugna magica. Allora, sinceramente un po' funziona, perché quando ho pulito la padella sotto si forma tipo, non so, mi viene comunque tanto sporco sopra sotto la padella, e allora non riuscivo con la spugna. Con questa la bagni leggermente, la passi, con una sola passata te lo pulisce. E anche altre cose, ovviamente, perché qua dice di tutto. Non è male. È molto, io l'ho pagato 1 euro perché l'ho presa a risparmio a casa. È molto buona come spugnetta, diciamo, magica, però giustamente non è che tutto quello che c'è scritto qua, diciamo, funziona. Funziona in certe cose, se sia, diciamo, una cosa che è pesante non riesce a levarla, se è una cosa leggera allora sì. Però non è male come spugnetta magica, io ce l'ho lì, poi semmai ve lo farò vedere in un vlog. Poi volevo farvi vedere questo. Questo qua, come vedete, ci sono ancora le bustine. Allora, non è scaduto perché scade a luglio. Sì, a luglio scade la scadenza. Qua non so se lo vedete, comunque queste sono tutte le bustine che ho. L'ho pagato, se non sbaglio, 14 euro su Amazon. Me l'aveva consigliato una ragazza, che ovviamente preferisco non fare i nomi. All'inizio era buono, mi convinceva, perché questo in teoria mi aveva detto che andavi in bagno e ti aiutava. Diciamo che miglioramenti... andare in bagno, diciamo che non mi faceva andare in bagno, mi faceva venire un po' di sete, poca, però il gusto era molto forte. L'unica cosa che ho notato è che quando tu metti la bustina, ti forma sotto tipo il calcare. Io adesso non so bene che cosa c'è dentro in queste bustine, però da quello che ho visto, adesso vi lascio qua una clip. Allora, la bottiglia, io ve l'ho fatto vedere anche nel bicchiere, bottiglia e bicchiere, cioè in senso la bottiglia vi ho fatto vedere che ha dentro il calcare ed è bianca. Perché? Perché ho messo l'acqua, ci ho messo la bustina, l'ho lasciata anche solo un giorno, è diventata bianca. La bottiglia è diventata, cioè ha avuto quella polverina bianchissima e ha formato il calcare. In più l'ho fatto anche col bicchiere. Per cui adesso voi state vedendo le clip. In tutto questo, questi io li butto perché non voglio... Allora, state attenti a quello che comprate, perché uno può dare anche consiglio, cioè in senso la vostra dietologa, eccetera, può darvi queste cose, questi consigli qua, ma non tutti, diciamo... Cioè, possono anche sbagliare a darti dei consigli, perché questa roba non fa bene, sinceramente. Io l'ho scoperto dopo, quando ho visto questa cosa qua. Io ho usato 4 bustine, cioè 4 bustine, e ho girato, mischiato. Questo c'è scritto 2 litri, la bottiglia era da 2 litri, cioè, per farvi capire, non ho sbagliato niente. Ho solo trovato dopo un giorno che era appunto lì la bevanda, questa cosa bianca, questa polverina bianca, che poi mi ha formato anche il calcare sia sulla bottiglia che sia sul bicchiere, per farvi capire. Per cui queste sono bocciate, non ve le consiglio, usate, bevete l'acqua al 100% naturale, perché l'unica è l'acqua per farvi, diciamo, aiutare specialmente la salute, ma tutte queste bustine che fanno vedere, eccetera, io l'ho comprate perché giustamente quando vedi una persona che ti dice ah, provali, sono buonissimi, questi ti aiutano, eccetera, eccetera, devo imparare a non comprare queste cose, ma non per altro, ma probabile che a certi funzionano, a certi no. A me non ha funzionato, e io dico quello che penso, dico la mia.
ovviamente uno può dire la, ovviamente quello che pensa, però ripeto, a me ha fatto questa cosa, io ho fatto il video e ve l'ho fatto vedere, tutto qua. Per cui queste adesso le butto e non le comprerò più, anzi non comprerò più niente in bustina se sia qualcosa da bere, almeno che sia il tè, che anche quello diciamo non è che sia tanto ottimo per la salute, poche parole. Poi volevo farvi vedere questa che ho comprato sempre al negozio del Trudy, non mi ricordo più il nome, Fanta, questa qua, Fanta che sembra blu, però il gusto ancora non ho capito che cos'era, non mi piace, per cui è bocciata, ve lo dico già chiaro e tondo, se la vedete compratela perché a me non mi è piaciuta e non è buona, ha un gusto un po', infatti alla fine l'ho bevuta neanche mezzo bicchiere, poi l'altro, il resto l'ha bevuto tutto il mio ragazzo, però no grazie. Ho provato questa crema che non è male, questo campioncino della Sisley, non è male perché la pelle era bella morbida e non aveva niente, non avevo macchie, non aveva niente. L'ho usata sia la mattina che la sera, 2 o 3 volte adesso mi ricordo, e il risultato un po' si è visto, quasi quasi la ricompro, cioè la provo. Questa non me la ricordo se ve l'ho fatta vedere, sono i pancake che sanno di banana e cioccolato, molto buoni. Fai 5-6 pancake, metti il latte, ma comunque avevo già fatto vedere sulla ricetta in un video. Sono semplici da fare e sono molto buoni. Questi qui sono molto buoni. Allora, ogni tanto sì, li compro, ma non sempre. Comunque ve lo straconsiglio perché è buono, specialmente se siete di corso veloci o volete fare una colazione veloce. Secondo me mangiare i pancake così, il latte e l'ho versata in padella, secondo me è molto buono. Poi, come vi dicevo, ad esempio questo è l'olio. Adesso l'olio da un bel po' che l'ho lasciato nel sacchetto, infatti non va bene. Per cui questa è l'ultima volta che vi mostro questi prodotti qua e poi... Comunque, questo qua sono tornata alla Lidl a vedere se c'era, ma non c'era più. Non so perché. Comunque, questo qua è molto buono. Il condimento a base di olio extravergine d'oliva e sa di parmigiano, basilico e pesto. Sa più di pesto, però. È molto buono. Al mio ragazzo non piace perché... Sa, ha un po' di parmigiano dentro e a lui non piace il parmigiano, per cui non lo posso ricomprare, però è veramente buono, per cui ve lo straconsiglio. Se lo vedete, compratelo alla Lidl. Io ho provato a vedere se c'era, ma credo che, boh, non so se l'hanno tolto o lo mettono solo a un tot, non lo so. Comunque ve lo straconsiglio. Poi con questo ho fatto il vlog che vi avevo detto che vi facevo vedere il prima e il dopo, però poi mi sono dimenticata di mettere le foto e i video e alla fine non vi ho fatto vedere il prima del dopo. Questo è lo shampoo Keratina preso dal parrucchiere cinese e dice che questo qua ti idrata, illumina, ti protegge per i capelli. Solo che l'ho provato, diciamo che all'inizio sì, sembra buono, poi dopo non dura tanto. Di solito i prodotti eccellenti che sono buoni mi durano 2 o 3 giorni con i capelli proprio come si deve. Questo qua è durato poco e pensavo più buono, cioè più ottimo come prodotto, invece non è che mi è piaciuto tanto sui capelli. Solo quando l'ho provato, un giorno hanno diciamo resistito e poi basta, è scomparso praticamente tutto quello, lo shampoo, e è durato poco, in poche parole. Poi
Questo mascara che non mi ricordo mai diventato nero, comunque della Sephora, di Narci Jobbes, qualcosa del genere. Non è male come mascara, era un campioncino trovato al calendario della Sephora. È molto buono, però appunto è andato via perché dopo un po' di anni, cioè di anni, no, è passato un annetto mi sembra, è andato via infatti è diventato nero. Peccato perché era buono come mascara. Poi questo qua, Tom Ford, anche questo sui prodotti, sui profumi, questo qua è fortissimo. Alla fine pensavo che era per me, invece è un profumo maschile e l'ho usato io. Però diciamo che è troppo forte, era per i maschi e poi alla fine mi sono resa conto che dopo averlo usato era per i maschi. Invece questo qui è Everly Magic, l'eyeliner, che ce n'è ancora un pochettino, però non è che mi è piaciuto molto, infatti come vedete non è che non mi è piaciuto, con quello che l'ho pagato non mi è piaciuto questo qua, di questa marca qua, per cui ho bocciato questo eyeliner preso su Amazon che si chiama Magic, per cui non lo compro. Poi vi faccio vedere. Adesso mi sembra che sono tutte cose per il caffè. Allora, questo è bocciato. È quello compatibile. Allora, sa di tè alla pesca nera, tè nero pesca, ginseng e zenzero. Sa più di zenzero. Infatti non mi è piaciuto perché a me lo zenzero poi specialmente forte anche no. Ho dovuto finirlo a voglia 2 giorni mi sembra, o 3 giorni ci ho messo a finirlo, ma a go go perché non mi piaceva lo zenzero, era troppo forte, per cui questo non lo ricomprerei perché è troppo forte, troppo zenzero. Comunque io ve li faccio vedere, se poi avete la macchinetta dolce gusto secondo me, almeno sapete cosa prendere. Questo caffè troppo forte del Lollo Caffè, questo è classico espresso ma non mi piace, ce l'ho ancora lì, infatti lo sto dando a chi viene a trovarmi a casa, ad esempio i miei genitori, i miei zii eccetera, lo sto dando a loro questo caffè perché non mi piace, è troppo forte. Qua c'è scritto cremosità, freschezza eccetera, ma no. Lo sta bevendo o il mio ragazzo o i miei genitori o chi viene a trovarmi. Comunque non lo compro, preferisco un caffè più meno forte. Ma questo qua era forte. Questo invece è buono perché ha 2 capsule, è il cappuccino ha 2 capsule, una capsula di latte e una capsula di caffè. Questo è molto buono, della Premia. E non è male, buono, questo ve lo consiglio. Poi questo qua è Drink Talk, è tipo una cioccolata di biscotto e crema cacao. Sinceramente non è che mi ispira tanto, cioè in senso ce l'ho ancora, ma non è che sia tanto buono. Per cui vi dico che per me è un no, poi dipende dal vostro gusto. Invece questo qua è il Maxi Ginseng, è strabuono, infatti lo voglio comprare di nuovo quando vado, che mi è quasi finito, mi stanno finendo le capsule e appena vado, questo qui è della Dolce Vita, appena vado lo compro di nuovo perché il Maxi Ginseng è strabuono, anche perché fa una schiuma proprio bella, ma poi ve lo farò vedere in un vlog. Anche questo Cortado, che è un caffè macchiato leggero, dolce, anche questo fa tanta schiuma ed è buonissimo, per cui lo rivoglio ricomprare perché mi sto veramente trovando bene. Mi sembra che ce l'ho ancora, 2 o 3 cialdini mi sembra. Ah, questo è un altro, ne ho presi 2 mi sembra, comunque stessa cosa, non mi piace. Erano 2 pacchi. Poi questo qui
così così. Preferisco il cappuccino con due cialde, caffè e latte separato. Se c'è latte e caffè insieme, sinceramente non è che sia tanto buono. Questo sempre dolce vita, cappuccino, ma non mi è piaciuto così tanto. Per cui, ripeto, preferisco due cialde che vi ho fatto vedere che una. Secondo me è migliore avere due cialde per il caffè, per il cappuccino. Invece questo cremoso, questo diciamo che è buono. Mi sta piacendo piano piano, è leggermente cioè è un caffè non forte, per cui già questo qua è molto più buono a confronto di Lollo Caffè, per farvi capire. Comunque questo qua potrei ricomprarlo di nuovo perché non è male. Questo sempre 16 capsule. Per finire, l'ultima cosa, che abbiamo finito tutti e due i sacchetti, questo Choco Fresh della Kinder. Mamma mia, questo è strabuono, l'ho preso alla Lidl. È molto molto buono. Ogni tanto ci sta, non sempre. Ogni tanto queste cose qua si possono mangiare, ma non sempre perché fanno male. Infatti io quando vado a fare la spesa sto cercando di non prendere schifezze, ma poi io dico così, devo cercare di non farlo, anche per la salute. Comunque niente, questi sono stati i prodotti, cioè non proprio prodotti, sono stati il cibo e bevande finiti, per cui non è un prodotti finiti, ma sono cibo e bevande finiti. E niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video che vi farò vedere poi i prodotti finiti di quelli che finisco, ma appunto bevande, allora ancora forse le bevande tipo in bottiglia così, ok, ma come ho già detto, tutte le altre cose preferisco buttarle e massimo farvele vedere in un vlog o su Instagram. E niente. Allora, dato che sono curiosa, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi mi seguite su Instagram, perché sono curiosa a vedere chi mi segue su Instagram. E se per caso non mi seguite, vi lascio sempre qua nei video il mio Instagram, sia qua sopra che sotto. Per cui seguitemi lì che ci sono foto, video, vi metto anche delle storie di quello che faccio dopo neanche 2 secondi. Invece su YouTube è molto diverso, perché ora che lo monti, ora che registri, ci vuole un po'. Invece su Instagram sai già subito quella persona cosa sta facendo in quel momento. Per farvi capire. Detto questo, che video è durato anche fin troppo, ne ho parlato fin troppo, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!